Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, roba da frigo comprata alla Coop, cibo da frigo. Quindi, se troviamo tutto vi faccio vedere tutto, tanto formaggio, würstel, pomodori, c'erano anche i pomodori quelli più grossi, non solo quelli a grappolo, ciliegino, ma proprio quelli dove mettere magari il riso dentro, dove riempirli praticamente, avete sicuramente capito. Yogurt, pasta sfoglia della Buitoni perché della Coop non c'era, pasta frolla fresca della Coop, spiedini di suino, piedi di porco, non so di noi come li dica, un po' di verdura ma poca, la compriamo al Carrefour. Allora, formaggio filallegro, questo qua, è tipo il galbanino ed è costato 1,99 €. Poi pasta frolla, subito, perfetto, se troviamo tutto va bene, pasta frolla della Coop, questa qui, costata 1,19 €. Grana padano grattugiato, l'ho dimenticato in frigorifero, 1,49 €. Pomodorini ciliegino, questi qua, la vaschetta, sono costati 1,98 €. Cime di rapa in frigorifero, che le sta già quasi finendo mio marito, 1,46 €. Poi andiamo per ordine, peperoni, non so se sono di Carmagnola ma c'è più rete che peperoni, 4 peperoni in croce, 3 rossi, 1 verde, 2 gialli, abbastanza brutti, sono costati 1,39 €. Scamorza bianca, scamorza di latte vaccino, non ho mai visto mettere la scamorza dentro questi sacchetti, comunque sempre della Coop, 2,69 €. Poi pancetta affumicata e pancetta dolce a cubetti, la proverò perché non l'ho mai provata, 2,89 €, sia una che l'altra. Poi i porri abbiamo preso, costa tantissima di pancetta, speriamo sia buona, abbiamo preso i porri e sono costati 2 €. Poi seitan alla piastra, l'ho provato ieri, non è che mi faccia impazzire. Muesli, piedini di suino, questi qua. Divento vegetariana perché mi fanno impressione. Sono costati 1,95 € e 1,92 €. Poi pasta sfoglia rotonda della Buitoni, sì, sapete, la prendo sempre, costata 1,24 €. Hamburger piemontese, l'ho congelato, 2,98 €. Coop candeggina delicata, 1,35 €. Pan carré, lattuga Trocadero, questa qua, si è rotto il sacchetto, comunque questa qui è la lattuga ed è costata 73 centesimi. Cialde di gamberetti surimi, 1,99 € congelati. Burger di soia, ve li ho fatti vedere prima, sono costati 3,19 €. Bastoncini di surimi Mares, 1,45 €. Poi ricotta della Coop, questa qui, 250 grammi, 75 centesimi. Poi fontina DOP, questa qua dovrebbe essere la fontina già aperta, questa qui comunque dovrebbe essere la fontina, 4,71 €, carissima. Poi abbiamo preso Montecorna, 2,89 € come formaggio, non so che gusto abbia, ve lo farò sapere, formaggio Montecorna. Poi l'Erdammer, che piace a mio marito, a me non piace, l'Erdammer in promozione, vedete che c'è scritto promozione, l'Erdammer 1,19 €. Poi yogurt Vivi Verde Coop, questo qua l'ho preso sia alla fragola che all'albicocca, speriamo che non abbia i pezzi, ed è costato 1,19 € anche questo. Mascarpone, c'era della Granarolo anche se lo volevo della Coop, ed è costato 2,84 €. Poi c'è l'Asiago, dov'è l'Asiago, forse è questo, sì, può essere Asiago questo, vediamo un po', c'è scritto Asiago sopra, boh, Asiago, sì, ok, questo qui è Asiago. E l'Asiago è costato 3,24 €, mamma come costa caro però. Latte intero concentrato, sì, condensato, quello di prima, 1,59 €. Fecola di patate, parmigiano reggiano DOP, questo qua, questo qui, ed è costato 6,29 €, sì, perfetto, ok, questo qui. Poi ci sono i würstel pollo tacchino, questa confezione da 4 piccoli, 47 centesimi questi qua piccoli, due di queste confezioni qua, e abbiamo preso anche due confezioni da questi würstel qui grandi, che sono da 3, quindi quelli piccoli sono costati 47 centesimi, quelli grandi tipo questi qua sono costati 1,14 €. Poi cosa abbiamo preso d'altro? Zafferano ve l'ho fatto vedere, Asiago, prosciutto cotto a cubetti, dov'è questo qua? Prosciutto cotto della Coop a cubetti è costato 2,75 €. Questo qua, poi cosa ho dimenticato? Forse niente, direi, roba da frigo, niente. Pancetta dolce, sì, ok, a cubetti 2,89 €, arachidi tostati 3,38 €, lievito, besciamella, fette biscottate, panna da cucina,
ve la faccio rivedere, ma non è una roba da frigo, questa qui, panna da cucina. Poi, baci di dama, succo di mela, yogurt, vivi verde coppa, 1,19€, vino bianco, gallette di riso, basta. Poca roba da frigo, tante cose della Coop, alcune cose mulino bianco, ma va bene lo stesso. Abbiamo speso 160€ e per me è caro, però abbiamo preso tutte cose, la maggior parte di tutte cose costate poco, 85 centesimi, 1,19€, 1,20€, 1,30€, il formaggio è costato un po' caro, i pomodori grossi non c'erano, cioè c'erano, ma erano orribili, tutti rotti, distrutti, mezzi marci, non lo so. Mi hanno anche beccato mentre provavo a fare un video col cellulare. Questi sono i prodotti che ho preso, quasi tutti della Coop, sia da frigo che non solo da frigo. Farò delle ricette, alcuni prodotti li abbiamo già finiti, tipo la pasta dell'agnesi, anche se non mi piace la facciamo andare, costa poco. Le cime di rapa mio marito le sta già mangiando, a me non piacciono. Il seitan alla piastra l'ho provato ma non mi fa impazzire, ve lo farò vedere a pranzo e anche ieri l'ho cucinato, ma a mio marito non piace. È un hamburger che sa di olio, di funghi, di una roba strana. A presto, ciao, spero vi piaccia questo video.